Il governo Letta ha lasciato in eredità al governo Renzi l'attuazione della delega fiscale. Uno degli ultimi provvedimenti adottati dal precedente governo è stato infatti una delega fiscale che avrebbe dovuto rendere il fisco più equo sia dal punto di vista della semplificazione che dal punto di vista delle formalità tributarie. Il primo dei decreti legislativi è stato ora discusso in Consiglio dei Ministri ed è il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale. Il testo è appena giunto a disposizione dell'opinione pubblica, ma prima ancora di avere il testo, alla conferenza stampa, del governo sono state, rese note le principali misure contenute. Di semplificazione vi è ben poco, ci sono molte misure puntuali per, specifiche categorie di contribuenti, ma la vera e propria semplificazione per il contribuente in generale manca. L'unica misura che c'è in via generale è la precompilazione della dichiarazione dei redditi per i dipendenti. Si tratta di una vera misura di semplificazione? Da un lato sicuramente sì, perché risparmia sia dal punto di vista del tempo che dal punto di vista economico per chi poi si rivolge a esperti professionisti come i commercialisti, risparmia il contribuente, almeno il dipendente, dal dover compilare i moduli. Tuttavia, la precompilazione non esenta dalla responsabilità per errori, nella compilazione appunto dei moduli. Spetta quindi al contribuente completare la dichiarazione per le parti che non sono note al fisco. Per esempio le spese mediche che non sono preventivabili e che evidentemente ogni anno sono a carico di praticamente tutti i contribuenti e nel caso poi di errori risponde o il contribuente stesso oppure chi ha compilato per lui, il professionista commercialista che ha compilato per lui le parti mancanti della dichiarazione. Questo significa che la semplificazione per il lavoratore dipendente è parziale, perché a meno che non voglia pagare quello che il fisco precompila, ma che manca appunto di tutta una parte di detrazioni e deduzioni che il fisco non può conoscere, a lui spetta poi completare e soprattutto spetta la fase di controllo, altrimenti sarà pur sempre lui a pagarne. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.